il cellulare in una mano per tenere ben in vista la videochiamata, il volante in un'altra per condurre l'autobus, con a bordo, secondo le testimonianze, una trentina tra romani e turisti. Protagonista un autista attacco immortalato dal cellulare di un passeggero. È stato quest'ultimo a fornire a Roma Today le immagini per documentare l'assurdità della scena sulla linea che dal Vaticano conduce alla stazione Termini. L'ATAC ha fatto sapere di aver individuato l'autista, che sarà sanzionato e sospeso dal servizio. Intanto, nella serata di ieri, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha firmato l'ordinanza per indire referendum consultivi promossi dai radicali per la data del 3 giugno 2018. Saranno 3.500 gli uomini delle forze dell'ordine in campo da domenica a lunedì sera per la visita del presidente turco Erdogan a Roma. Tra le misure decise oggi dal questore di Roma Guido Marino sulla base delle indicazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ci sarà una green zone in cui non sarà possibile manifestare. Osservati speciali saranno i centri sociali. Si valuta il rischio che possano saldarsi frange della sinistra antagonista, già note per questo tipo di proteste, con la comunità curda di Roma in contestazione con Erdogan. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato oggi il decreto commissariale con cui si autorizzano le aziende sanitarie a indire concorsi nazionali per la selezione di 60 primari a Roma e nelle province del Lazio. Le procedure sono così divise: 41 nella capitale e 19 tra Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone. Dopo anni di blocco continuiamo la nostra politica di assunzioni, ha spiegato il governatore. Questo è il secondo concorso in 9 mesi, dopo quello per altri 68 primari. E proprio ieri sono uscite le graduatorie dei nuovi 200 precari stabilizzati, che portano il numero a 1.301 lavoratori stabilizzati. A fine anno, negli spazi dell'ex laboratorio sviluppo e stampa di Cinecittà, aprirà il nuovo Museo Italiano del Cinema. Si chiamerà MIA, che ospiterà un'esposizione permanente dell'immaginario degli italiani nel XX e XXI secolo e l'evoluzione della società attraverso filmati e fotografie dei maggiori archivi e cineteche del paese. L'annuncio è arrivato durante la visita del ministro dei beni culturali Dario Franceschini negli studi di Cinecittà. Prevede uno sviluppo che in qualche anno farà tornare Cinecittà ai fasti degli anni d'oro, ha detto Franceschini.